Si chiama Scarabocchi e la torta ideata e realizzata dall'estro del maestro pasticcere Stefano Ceresani in occasione del Carnevale di Fano. Il dolce è stato presentato all'interno del caffè del pasticcere alla presenza delle autorità cittadine. Tutto quello che vedete è tutto quanto commestibile, fatta delle cose sono fatte con la pasta di zucchero, delle cose sono fatte con la pasta frolla, come le mascherine, quelle colorate. E delle cose sono invece di cioccolato. Questa torta quest'anno che si chiama Scarabocchi, prima di tutto in omaggio alla barca di uno dei pescatori di Fano del fine 800 che si chiamava la barca appunto Scarabocchi. Mi è venuto Scarabocchi invece quando ho incominciato a creare la torta, perché desidero fare sempre qualcosa di nuovo, qualcosa di più, qualcosa di diverso, differenziarmi. Creare, cercare, perché ancora c'ho la passione, ancora c'ho dentro qualcosa che voglio fare. Ma che te lo fa fare Stefano? Nessuno. Però lo voglio fare lo stesso. E allora ho pensato di fare una torta con dentro una ganache di confetti e della moretta, tipicamente fanese. Non c'è di più di fanese di questo, dei confetti che portano anche fertilità. E la moretta tipicamente di Fano. Durante la cerimonia di presentazione della torta sono intervenuti diverse autorità omaggiate da un gustoso cadeau con il simbolo indiscusso del carnevale fanese, il Voulon. È molto importante per il carnevale di Fano che esercenti privati si spendano per promuovere e per partecipare a questa manifestazione, ognuno con le proprie peculiarità. Quindi ringrazio il maestro Ceresani per questo, perché ogni anno è sempre sul pezzo, come si dice. Spero che questo esempio si estenda a tutti gli esercizi della città, di pasticceria, ma anche di altri tipi di leccornie o comunque altri tipi di oggetti in vendita o meno.